Amici sportivi, amici atalantini, una buona serata, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Sella Dea Summer, secondo appuntamento stagionale. Tra l'altro oggi coincide proprio con il raduno dell'Atalanta, il raduno targato 2022-2023, raduno precampionato. Non tutti si sono presentati a Zingonia, poi faremo un po' la conta di chi si è presentato agli ordini di Giampiero Gasperini, bello abbronzato, bello fresco, con le energie messe già a puntino. Parleremo di Atalanta, parleremo di mercato, ma non soltanto, tanti temi che andremo a toccare. A proposito, Pessina va al Monza, è una notizia che è arrivata anche in redazione poco fa. Ederson ormai al 99% è dell'Atalanta, manca solo l'ufficialità, vi do già un paio di antipasti relativi al mercato, ma tratteremo il mercato nello specifico nella seconda parte della trasmissione. Siamo in diretta dalle 19.45 sino a quasi le 21. Subito le presentazioni del nostro salotto. Al mio fianco questa sera in co-conduzione una splendida fanciulla che ho avuto modo di conoscere anche nella redazione di Radio Number One, lei è Ilaria Ronco. Ciao Ilaria. Ciao Patrizio, buonasera a tutti. Vi ricordo che siamo sintonizzati sul canale 94 del Digitale Terrestre, ma potete seguirci anche in streaming sul sito www.selatv.tv o sul sito www.atalantini.com. Vi invito anche ad andare sulle nostre pagine di Facebook di Sella Dea Sella TV per commentare e interagire con noi durante questa puntata. Oppure potete anche scriverci su SMS o WhatsApp al numero 346 329 45 78 e mi raccomando, fatevi sentire perché leggeremo i vostri commenti. Brava, energica, l'energia che ci vuole quando si parla di Atalanta. Brava Ilaria, mi è piaciuto l'esordio. E andiamo con la presentazione del resto del salotto, i nostri ospiti, i nostri amici, perché qui non sono ospiti, alla fine siamo tutti davvero una combriccola di amici, e così promuovo anche quello che è il programma del mattino di Radio Number One dalle 7 alle 10, che vede protagonista il sottoscritto, ma soprattutto Filippo Marcianò e Sergio Sironi. Bando alle ciance, Marco Alborghetti di atalantini.com, ciao Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Un Marco Alborghetti che ci darà anche notizie di prima mano per quanto riguarda i movimenti di mercato, nella fattispecie di targa nerazzurra atalantina. Non ha bisogno di presentazioni, lui è il bomber, per noi uno dei bomber, perché poi ne abbiamo anche un altro da presentare, Fausto Rossini. Ciao Fausto. Ciao, bomberino, bomberone. No, no, bomberone, bomberoni tutti. Sono qua più piccolo. Vabbè, anagraficamente sì, se intendi. Ciao, ciao a tutti, sì. Buonasera. Poi abbiamo anche Andrea Ferrari, ciao Andrea. Ciao Patrizio, ciao a tutti, un piacere, grazie per l'invito, anch'io sono un bomber comunque. Sì, sono un bomber, anche... però nei bar, alla sera, quando c'è da fare l'aperitivo. Certo, come no, dopo la trasmissione, certo, assolutamente, apriamo le cucine. Fatemi fare una piccola presentazione per quanto riguarda Andrea Ferrari, collega nella redazione di Radio Number One. Tra l'altro lui cura anche un sito, è nello staff che cura un sito che si dedica a un'altra squadra neopromossa che è arrivata in Serie A, la Cremonese, si chiama Cuore Grigio Rosso, il tuo sito, quindi magari sì, ci darà indicazioni non soltanto in salsa grigio rossa, che comunque, voglio dire, la Cremonese è una vicina di casa, ma anche altri movimenti che riguardano la Serie A. Abbiamo detto, non c'è un solo bomber, ce n'è un altro, Lele Messina. Ciao. Buonasera, Lele. Buonasera a voi tutti, grazie. Lele, che ricordiamo, è stato anche direttore sportivo dell'Atalanta. Allora, abbiamo detto, partiamo subito a bomba, abbiamo detto Atalanta che si è radunata oggi a Zingonia. Tra l'altro abbiamo anche delle slide che gentilmente l'Atalanta Bergamasca Calcio ci ha girato, sono delle fotografie, degli scatti, perché il tutto è arrivato un po', come dire, alla spicciolata del raduno. Ad esempio abbiamo visto che si è presentato Zapata, lo vediamo in questa foto, tra l'altro anche Muriel, quindi i colombiani ci sono. Vedete anche la nuova maglia d'allenamento, molto molto bella. Parleremo anche delle maglie che sono state peraltro presentate nei giorni scorsi. Qui vediamo Ilicic, c'è anche lui, in attesa che si muova qualcosa verso Bologna, che Sartori lo chiami a Bologna. Poi proseguendo vediamo, lui chi è? Cissé? Mi sembra Cissé, sì, è lui con Muriel che si sta grattando la testa. E vabbè, insomma, sono scatti ovviamente presi così alla chetichella. Vediamo già bomber Zapata, già in grande forma, la muscolatura mi sembra già bella tonica, comunque ha dovuto fare e farà altri controlli per capire insomma a che punto è il suo percorso di guarigione. Qui che abbiamo, fatemi vedere, Palomino? È lui? È Palomino, scusate, sono è un po' lontano. È riuscito a dimagrire lui in vacanza. Ragazzi, ha fatto anche un taglio tattico, grande, grande il Paloma, andiamo avanti, dai, che li vediamo un po' tutti, cerchiamo di respirare aria atalantina. Beh, qui il Paloma con Toloi, quindi insomma la difesa direi presente alla grande, qui il nostro
l'altro Martin Deron, anche lui pronto a fare le prime corse, qui un primo piano riservato al nostro olandesone. Altre foto, via veloci, ecco qui ancora Toloi, ancora poi abbiamo Palomino, Bogà, Bogà c'è anche lui, è un po' stato l'oggetto un po' misterioso, c'è già, è un po' già accigliato il nostro Lele Messina, l'oggetto misterioso della passata stagione. E ancora Zapata, poi insomma abbiamo visto anche Sportiello, tanto per parlare i portieri, Musso, i giovani, Zortea, Ruggeri, abbiamo già visto Cissé, convocato anche Miranchuk, mi risulta anche Ocolli, anche se poi non compare in questa gallery fotografica. I nazionali invece, quelli impegnati con le varie nazionali, arriveranno più tardi alla spicciolata. Detto questo, signori, vogliamo parlare subito, poi torneremo sul mercato del colpo che sta per mettere a segno l'Atalanta, ma anche della partenza di Pessina. Allora Marco, certifichiamo al 99% l'arrivo di Ederson, cominciamo a mettere la ceralacca su questa operazione in entrata. Beh sì, finché non arriva l'ufficialità da parte dell'Atalanta ovviamente non è al 100%, però il giocatore, la società ha accettato. È vero che negli ultimi giorni comunque anche la società salernitana aveva un po' respinto, aveva diciamo così, Lotito aveva messo il broncio per la questione carne secchi. Tutte strategie, tattiche che noi conosciamo ormai a menadito. Ma alla fine ha accettato, quindi arriverà. Si parla di un conquibus, un cash di 13-14 milioni, eccolo qui, l'abbiamo battezzato Ederson. D'altronde, se viene la Dea, gli mettiamo una vocale in più, l'abbiamo comprata alla ruota della fortuna. Ederson, 99% viene all'Atalanta, dicevo 13-14 milioni di cash, più il cartellino di Lovato, che ha un valore tra i 10 e gli 11 milioni, sì, un'operazione insomma da 24. Quasi 25 milioni. Sì, una bella operazione, per l'Atalanta sì, una bella operazione. No, per la Salernitana. 25? Sì. Ecco, dai, ditemi la vostra subito. Secondo me l'hanno pagato un po' troppo il giocatore, se noi vendiamo a 15 milioni Pessina. Sì, al Monza. Secondo me... Forse. Sopravvalutato da un punto di vista economico, dunque, secondo Ederson, me è così Ederson, anzi però l'accento poi... sulla prima E. Sentiamo se anche Fausto è d'accordo. Sì, no, facendo un paragone con Pessina probabilmente sì, stesso valore probabilmente, non 10 milioni in più. Anche perché ha fatto un ottimo finale di campionato con la maglia salernitana, era una salernitana che ha girato a mille in quel periodo, dobbiamo riconoscerlo, però nella sostanza Andrea intendo Andrea Ferrari, deve ancora un po' dimostrare tante cose in Serie A con la maglia dell'Atalanta in un club, che noi diciamo un grande club. No, sicuramente una scommessa perché ha fatto 6 mesi soltanto in questa squadra, gran colpo di Sabatini a gennaio, ha fatto, se non sbaglio, 15 presenze solo con la Salernitana, comunque ha fatto vedere delle buone cose, da mezzala tra l'altro in un centrocampo a tre, bisogna vedere dove lo impiegherà Gasperini, però sicuramente è un'altra cosa andare all'Atalanta. È un classe 99, è un giovane, e sappiamo che l'Atalanta vuole anche svecchiare un po' la rosa a disposizione, quindi costa un pochino tanto, forse è vero come state dicendo un po' tutti, però è un giocatore interessante, importante. Quindi potrebbe essere un investimento importante. Un investimento importante. Poi torneremo a parlare di mercato, state tranquilli, adesso dobbiamo parlare anche un po' delle date, dei raduni, di maglie, di abbonamenti, ma voglio dare anche subito spazio a quelli che sono i messaggi, all'interazione che arriva da casa oppure attraverso il nostro streaming, attraverso la pagina Facebook, il nostro sito atalantini.com. E soprattutto sei la tv.tv. Che dicono, Ilaria? Allora, scrive Andrea e dice: personalmente penso che bisogna far tutto il possibile per ristabilire Ilicic. È troppo importante avere un giocatore di questa classe nella nostra squadra, anche se ha 34 anni. Eh sì, però insomma la classe di Ilicic è indiscutibile. È chiaro che Ilicic insomma ha avuto delle problematiche molto molto importanti in questo periodo. Altri messaggi, dai, uno veloce e poi andiamo con le date del precampionato dell'Atalanta. Al momento quello che è arrivato è questo. Ok, ne attendiamo altri. Abbiamo rotto il ghiaccio con questi messaggi, ricordo attraverso WhatsApp, attraverso i commenti a margine proprio del nostro streaming sulla pagina Facebook di Sei la Dea. Allora, abbiamo parlato di date, le vogliamo scandire queste date del precampionato? Raduno oggi a Zingonia, va bene, dunque si parte il 4 luglio, la giornata insomma della dichiarazione di indipendenza negli Stati Uniti, una giornata importante. Ecco qui allora le date. Poi venerdì 8 via al ritiro in Valle Seriana a Clusone, domenica 10 alle 17 a Clusone l'Atalanta affronterà la rappresentativa della Valle Seriana,
mercoledì 13 alle 17, sempre a Clusone, l'Atalanta affronterà la rappresentativa Valli Bergamasche, credo che sia una rappresentativa formata da giocatori di Serie D ed eccellenza, mentre quella della Valle Seriana ha giocatori di serie inferiori. Il sabato 16, qui abbiamo messo amichevole ancora da definire, in realtà nelle ultime ore è stata definita questa amichevole, che si giocherà ancora a Clusone, sarà contro gli svizzeri del, mi viene da ridere, no? Il nome è un po' particolare, del Gambarogno Contone. Non guardarmi così, Fausto, non guardarmi così. Sono svizzeri vicino all'Italia, Gambarogno. Gambarogno Contone, io non so nemmeno in che categoria sia, comunque è una squadra elvetica. Torniamo, regia, grazie al quadro riepilogativo. Lunedì 18 luglio la squadra tornerà ad allenarsi a Zingonia, lascerà le fresche vallate, la fresca vallata clusonese e seriana. Venerdì 29 luglio alle 20.45 in Inghilterra, Newcastle, Atalanta, la prima amichevole davvero di lusso. E poi, a proposito di amichevoli internazionali di lusso, sabato 6 agosto segnaliamo anche alle 21 in terra spagnola Valencia-Atalanta, anche questa sfida è diventata un po' un classico sia a livello amichevole sia a livello di Champions in tempi recenti, tra le due formazioni che vede protagonista appunto l'Atalanta e la formazione valenciana. Abbiamo anche da ricordarvi le prime 5 giornate del campionato, perché i broadcaster con la Lega Calcio si sono accordati per dispensarci date e orari. Allora, l'esordio dell'Atalanta, prima giornata, sabato 13 agosto alle 18.30, andiamo sotto la lanterna contro la Sampdoria. Seconda giornata, domenica 21 agosto alle 20.45, Atalanta-Milan, e qui dobbiamo vedere il Gevis pieno, mi raccomando ragazzi, qui non nemmeno uno spillo deve passare in quella partita. Terza giornata, domenica 28 agosto, 18.30, Hellas-Verona-Atalanta. Quarta giornata, un'infrasettimanale, giovedì 1 settembre, 20.45, Atalanta-Torino. E poi la quinta giornata, lunedì 5 settembre, alle 18.30, Monza-Atalanta. Lì potrebbe esserci già l'incrocio tra l'Atalanta e quello che dovrebbe essere l'ex, è vero, Matteo Pessina. Dai, siamo pronti anche a fare il punto della situazione, ragazzi, sugli abbonamenti, perché la redazione, per bocca di Luca Cavadini, le presentiamo dopo allora, perché adesso c'è la pubblicità in vista, ha fatto proprio il punto della situazione sugli abbonamenti. Cerchiamo di capire insomma qual è il grado di fidelizzazione, di passione del popolo atalantino in vista di questa stagione, che potrebbe essere la stagione del rilancio. Anzi, ci auguriamo, auspichiamo che sia davvero la stagione del rilancio dopo quella precedente, con più scuri che chiari, perché insomma siamo usciti dalla zona europea con un ottavo posto che ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma bisogna rimboccarsi le maniche, rialzare la testa e ripartire alla grande. Adesso che c'è Ilaria? Allora, adesso è il momento della pubblicità, ma ci vediamo tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi. Rieccoci insieme con Serie Dea Summer, secondo appuntamento stagionale, oggi il raduno dei nerazzurri a Zingonia. Al mio fianco Ilaria Ronco, abbiamo poi in studio Marco Borghetti, Fausto Rossini, Andrea Ferrari, Lele Messina, ma concentriamoci subito sulla questione abbonamenti. Vediamo che cosa ci ha lasciato in eredità la nostra redazione con Luca Cavadini. Dopo due giorni di vendita libera, la quota di abbonati per il prossimo campionato dell'Atalanta è arrivata a 12.000. Mancano all'appello 5.000 affezionati che hanno lasciato cadere la prelazione, non pochi, ma c'è tempo fino al 10 agosto per colmare almeno in parte quei vuoti al Gavis Stadium che tanto hanno fatto male nella passata stagione. Certo, le prestazioni casalinghe della Dea non hanno contribuito alle vendite dei biglietti, con solo 4 vittorie sotto la Maresana, ma come ha detto Gasperini, la prossima stagione vedrà un'Atalanta arrabbiata, giovane e vogliosa di riscatto. Potrebbe dare una mano ad un'accelerata della vendita abbonamenti il mercato giocatori, ma la sensazione percepita è di una società guardinga e per nulla intenzionata ad affari più mediatici che di sostanza, come è sempre stato. L'Atalanta americana non cambia modulo e strategia in un momento dove voci, smentite e capovolte sembrano essere la regola. Ecco cosa ha dichiarato il direttore sportivo della Salernitana 48 ore fa. Non si sono realizzate delle condizioni soddisfacenti per il giocatore nei confronti dell'Atalanta. Non ho nessun problema a dire che l'operazione è bloccata e in stand-by, perché evidentemente il giocatore, e a me fa piacere, e il suo entourage, e a me fa piacere lo stesso, in questo momento abbiano deciso in maniera proprio con soddisfazione, ho parlato ieri con il ragazzo, di continuare a stare nella Salernitana. Ebbene, il giocatore è atteso per le visite mediche a Bergamo, sarà una pedina a disposizione del mister.
fari puntati sull'affare Pinamonti, che dalle parti della Pinetina danno quasi per fatto. Un attaccante che darà a Gasperini un'opportunità in più. Sempre aperta la caccia ad un buon esterno difensivo e tre uscite certe. La più clamorosa è il prestito del nazionale Matteo Pessina al Monza, scelta che rispetta le decisioni dell'allenatore. Poi il portiere Gollini, che va a Firenze, 500.000 euro in prestito oneroso e riscatto fissato ad 8 milioni senza clausole. La terza partenza è del giovane difensore Cittadini, che rinnova proprio oggi per la società nerazzurra per trasferirsi immediatamente nel Modena e giocare il prossimo campionato di Serie B. Dunque, oltre agli abbonamenti, abbiamo fatto anche il punto della situazione con Luca Cavadini per quanto riguarda il mercato in chiave nerazzurra. Dobbiamo assegnare anche il premio Pinocchio d'Oro a Morgan De Santis, ovviamente il direttore della Salernitana, perché insomma, dopo quello che ha detto 48 ore prima dell'arrivo praticamente quasi certo di Ederson, mi sembra innegabile che gli diamo il tapiro anche. Noi non l'abbiamo. Si vede che è giovane. Si vede che è giovane. Non sbilanciarti così tanto, Morgan. Mai. Prendi esempio dai grandi saggi del calcio. Altri messaggi, Ilaria, che dicono? Allora, ci scrive Mattia, ciao, secondo voi non era meglio puntare nuovamente su Gollini invece che su Musso, che si è dimostrato non all'altezza? Chi vuole rispondere? Porte girevoli all'Atalanta, chi vuole rispondere? Lele, poi voglio sentire anche gli altri su Gollini. Gollini è roba passata, è meglio che vada alla Fiorentina. Va bene, si parla di una cifra attorno, Marco, ai 12-13 milioni? Sì, come ha detto anche nel servizio, prestito e poi sugli 8 milioni senza clausola, diciamo che è una bella operazione, è un buon prendere. Gollini che va... Penso che non sia proprio, nel senso, è un po', sicuramente è meglio tenere Musso, penso che Musso, siamo tutti d'accordo che sia meglio di Gollini, però Gollini è comunque un buon portiere. Non lo so se siamo tutti d'accordo. Vabbè, a parte che vedo anche nella grafica qui un altro portiere che conosco bene, però... carne secchi. Potrebbe anche giocare... mi sa di sì, però comunque Gollini per una squadra come la Fiorentina ci potrebbe... Senti Andrea, fuori dai denti, di questi quattro, vabbè, Gollini ormai è direzionato verso Firenze, chi metteresti tra i pali come titolare? Allora, Carne secchi, penso che Carne... l'hai visto all'Opera Cremona. Sì, l'ho visto all'Opera per un anno e mezzo e anche portiere titolare dell'Under 21, capitano dell'Under 21, penso che debba avere una chance in più, giovane di grande prospettiva, grande talento. Bomber? Io non l'ho visto la Cremonese, ma 3-3 ci metto Sportiello. Ci metti Sportiello? Io colpo di schiena. Però non ti convince Musso. Io l'ho visto in nazionale Carne secchi e non mi ha entusiasmato, dico la verità. Ok. È che c'ha una grossa personalità. Sì. Dà fastidio a tanti per quello, perché è un portiere di... Adesso però è migliorato molto anche come carattere. No, l'ho visto talmente poche volte che non posso probabilmente giudicarlo. Un portiere molto... Maturato, ecco. Comunque, preferivo Musso, Carne Secchi, Vicario preferivo. Sportiello, Vicario sì, non c'è. Sentiamo anche Marco. Ma io darei un'altra possibilità a Musso, quindi... Anche perché è stato un bel investimento. Oltre a quello, però penso che possa dimostrare quest'anno di valere quei soldi, quindi metto Musso. Musso tra i... Ma secondo me li vale tutti come qualità tecniche, secondo me non li vale caratterialmente. Il portiere, il carattere è fondamentale. Poi secondo me l'errore principale di questi portieri qual è? Devi vedere pure come giochi. L'Atalanta gioca un calcio molto offensivo. Deve averci uno sveglio. Devi avere il portiere che con i piedi prima di cose è molto bravo. E poi perché Gollini andava bene all'Atalanta? Perché lui è più sveglio, gioca più avanti. Nei pali faceva dei disastri atomici Gollini, mentre l'altro è un portiere. Assolutamente, sì. La realtà è quella. Senti, la situazione invece di Pinamonti, Marco? Ma allora, sicuramente Pinamonti ora viene all'Atalanta, ha rifiutato tutte le altre perché pensa di poter ambire anche un posto a titolare, nonostante sia Zapata e Muriel che scalpitano, quindi lui ha già scelto. Rimane sempre la questione del rapporto con l'Inter, che continua a chiedere troppo, o meglio, continua a chiedere un prezzo alto. C'è un gap, però visto anche buoni rapporti tra le società, dovrebbe comunque questa settimana verrà al dunque, quindi... Però ragazzi, io faccio già un conto, 20 milioni circa per riscattare Demiral, abbiamo detto, quotato quasi 25 milioni Ederson, quasi 20
20 milioni, comunque tra i 15 e i 20 milioni per Pinamonti. Cioè, un Atalanta che se davvero va a concretizzare anche l'arrivo di Pinamonti. Vendi il Demiral, calcola che ne incassi 30 o 40, lo ridai via. C'è la possibilità di fare una bella plusvalenza. E sull'altro giocatore, Ederson, devi mettere pure... Lovato, e beh, comunque c'eri comunque un bel prospetto, sì, perché Lovato ha fatto bene a Cagliari quest'anno. Sì, no, ma è al di là della retrocessione del Cagliari. È un giocatore pure lui, però diciamo che in pratica non lo paghi 20 milioni. Certo. Cash 13-14 milioni, però insomma è un Atalanta che cerca di attivarsi. Poi c'è anche da dire che, oh ragazzi, oggi inizia il raduno, ufficialmente abbiamo solo riscattato Demiral. Sì, io dico una cosa, sono 3 anni che dico... che l'Atalanta deve prendere questo giocatore. A me piace tantissimo Pinamonti. Parlavo con dei... Però se arriva Pinamonti, che fai con i due colombiani? Io credo che li tengo tutti e due. Li tieni tutti e due? E secondo me possono giocare. Tu, Andrea? No, uno che parlavo di spese forse eccessive, però bisogna effettivamente capire se tutti rimarranno. Perché è chiaro che stiamo parlando di questo 20, 25, 20, così, però poi potrebbe anche essere che uno dei due colombiani poi vada via. Senti, gioco della torre, se proprio devi, tra virgolette, cedere uno dei due colombiani, chi cedi tra Muriel e Zapata? Chi è più funzionale secondo te da tenere? Secondo noi alla o secondo quello che pensiamo, che pensa il mister? Ma io preferisco, anche se non di molto, tenere Zapata. Però a mio parere personale, per quanto Muriel sia molto più, lo sappiamo. Zappatone. Le magie di Muriel non si dimenticano. Forse un po' più umorale Muriel. Anche. Tu che mi dici, Fausto? Io sai che stravedo per Muriel, però lui secondo me terrebbe Zapata. Tutta la vita tiene Zapata. Il problema è che se viene Pinamonti e dice, no, pensa Pinamonti di giocare titolare, è difficile. Punto può farlo. È difficile ma avere tutti e tre. Sì, no, se gioca con due punte, sì. Secondo me. Bogado lo metti? In panchina. Ok, allora sì. C'è la panchina per un bel investimento. Non ci pensavo. E poi andremo a vedere anche l'undici ipotizzabile in questo momento, ma ancora insomma il mercato è al palo o quasi. Abbiamo la possibilità di mostrare anche le maglie nuove. Voglio un giudizio anche sulle nuove divise dell'Atalanta, se vi piacciono oppure no. Chiedo alla regia se è già pronto il servizio, questa volta curato da Federico Biffignardi. La prima maglia dell'era americana è molto bergamasca. L'Atalanta ha alzato il sipario nello store ufficiale sulle nuove divise per la prossima stagione e la scelta è stata quella di puntare sul classico e sul profilo basso. Nella versione casalinga via gli inserti d'oro tra le strisce nerazzurre verticali, ora un po' più larghe. Il bordo della manica e il colletto hanno 3 strisce orizzontali con la scritta Atalanta Bergamo sul retro del colletto stesso e l'immancabile la maglia sudata sempre all'interno. Resta sul petto lo scudetto con il simbolo dello sponsor tecnico Joma da una parte e quello di Radici Group dall'altra. Plus 500 resta il main sponsor mentre sulle spalle resta Automa. Bella la seconda maglia a sfondo bianco. Scompaiono le righe verticali e ne compaiono 2 orizzontali nerazzurre sulle spalle col bordino della manica blu. Rispetto alla prima maglia niente scudetto ma l'ormai apprezzata Dea Atalanta dorata. Molto semplici ma d'impatto le 3 maglie dei portieri. Nera, verde fluo e rossa. Grafica uguale per tutte e 3 con scudetto che trova posto sul lato del cuore. Unica novità un po' a stelle e strisce la si trova nel kit d'allenamento, più divertente, con una canotta cestistica che vuole forse richiamare il legame indiretto coi Boston Celtics. Curiosità, ad acquistare per primo la nuova maglia è stato un turista inglese proveniente da Middlesbrough, che ha inevitabilmente citato Martin Deron, colonna della Dea ed ex giocatore del Boro. Un regalo per suo figlio che dà un respiro internazionale alla squadra. Nella giornata di sabato è stata poi svelata anche la terza maglia, celeste bianchi, giusto per rimanere in patria sullo sfondo e righe sottili nero-azzurro in rilievo, con stemma sul cuore e sponsor in nero. Colletto elegante azzurro con bordini blu sulle maniche. La speranza è che sia di buon auspicio come la terza maglia corallo dell'anno scorso, che in trasferta ha portato la gran parte dei punti totali. No ragazzi, mi hanno tolto la maglia corallo. Io sono in una valle di lacrime. La mia maglia corallo che volevo in tutte le partite, anche quelle casalinghe. No, però non posso nemmeno sbugiardare i colori nerazzurri, che sono i colori tatuati sul cuore, ragazzi. No, no. Se guardi alla cabala, è quella che ha portato più punti. Se guardi al merchandising, quello. Con l'azzurrino lì, quel verde acqua. Bello, mi piace però. Bello. Possiamo dire che è un Tiffany? Sì. È un color Tiffany, quell'incrocio tra l'azzurro e il verde. Sì, è un misto mare. È un misto mare. A te piace il mare, no? Sì. Dai, datemi un giudizio sulla prima, seconda e terza maglia. Lele. No, dai, ci stanno. Sono abbastanza
sinceramente mi dispiace pure a me per la Maria, Maria Corallo, è vero, mannaggia, era quella portafortuna. Io non avevo capito neanche fossero quelle nuove. All'ennesima potenza. Poi arrivo i messaggi, Ilaria. Andrea? Beh, quella, la prima maglia molto classica, molto simile a quella dell'anno scorso, a parte appunto un po' il colletto e qui sulle spalle. Beh, è giusto tenersi comunque sul classico per la prima maglia. Quella nera carina, dei portieri se non sbaglio, e poi vabbè, quella azzurrina vestita da Zappacosta. E poi c'è quella trasferta tutta bianca, molto più bianca, sì, molto più candida rispetto al recente passato, bella, elegante, no, normale, senza troppi fronzoli. Siamo d'accordo, insomma, facciamo passare tutto con una sufficienza piena, sì, la trilogia di maglie. Non pensavo, pensavo fossero quelle dell'anno scorso, le prime due, sembravano uguali. No, belle sono belle, a parte le scritte inutili che non, nessuno guarderà, però... Ah, tu dici la maglia sudata, Atalanta, sì, Bergamasca, no, Bergamo, vabbè, sì, sono dettagli che evidentemente poi fanno vendere anche quando si parla di merchandising. Senti, prima della nuova pausa pubblicitaria, vogliamo leggere qualche altro messaggio, Ilaria? Allora, a proposito di maglie, scrivono: bella la prima maglia e la maglia da trasferta, la terza maglia sembra un po' da carcerati, non benissimo. Beh, carcerati, Tiffany, boh, forse per quelle righine, vabbè, ma insomma ci sta, dai. E altri poi scrivono: Musso portiere molto scarso, 20 milioni buttati alle ortiche, era meglio tenere Gollini. Ecco, beh, e scarso. Mi spiace per Pessina al Monza. Adesso cerchiamo di essere anche un po' meno severi, meno tranciante nei giudizi. Scarso, no, magari non all'altezza della situazione per quanto riguarda la sua prima stagione in salsa atalantina. Ne abbiamo tanti altri di messaggi al 346 329 45 78, ma potete anche commentare in calce al nostro streaming sulla pagina di Sella Dea, sulla pagina di Sella TV, sulla pagina di atalantini.com per quanto riguarda Facebook. Adesso però ci dobbiamo concedere un altro break, Ila. Sì, allora, adesso è il momento della pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi e a tra poco. Rieccoci insieme rigorosamente in diretta Sella Dea Summer sul canale 94 del digitale terrestre di Sella TV. A proposito, Sella TV con questo nuovo digitale è visibile, fruibile in tutta la Lombardia, dalla Valtellina sino alla provincia di Cremona, Lodi, Mantova. Siamo fruibili anche nelle province piemontesi di Novara, Vercelli, Asti, Biella, Verbania. Siamo fruibili poi a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e fino a Modena. Ragazzi, più di così non possiamo fare, eh? Ah, anche Canton Ticino, anche fino a Bellinzona. Milano alla grande, Milano alla grande. La città della squadra contro cui gioca l'Atalanta, no? Quale? Quella di prima, che hai detto. Ah, il Gambarogno Contone. Credo che sia nel Canton Ticino. Dovrebbe essere compresa dunque nella copertura di Sella TV. Andremo a informarci meglio anche da un punto di vista geografico dove si trova Gambarogno Contone, che peraltro verrà a giocare comunque a Crusone. No, ci fanno causa, l'abbiamo troppo presa in giro. Ila, dai messaggi al 346 329 45 78 oppure in calce al nostro streaming sulla pagina Facebook. Allora, ci scrive Gigi da Monate sotto: De Sanctis, antipatico da giocatore, peggio da direttore sportivo. Va bene là. Va bene là, va bene a Salerno. Poi, ci serve un esterno che corre alla Gosens, un attaccante. Centrocampista, c'è già Ederson. Sì. Oppure ci scrive Chiara Fumagalli: ciao, volevo sapere la vostra opinione sulle dichiarazioni di Gasperini, che rimane per l'affetto dei tifosi. Sì, c'è stato anche questo passaggio nelle dichiarazioni pre-campionato di Gasperini. Avevo altre opportunità, avevo altre possibilità, ma alla fine la piazza, la gente mi ha convinto a restare. No, beh, fa piacere, nel senso che trattenere Gasperini, secondo me... Il coro all'ultima partita, ha detto. Sì, no? sì, vabbè, insomma, l'affetto per Gasperini, voglio dire... Non l'hanno mai contestato. Qualcuno diceva ciclo finito, qualcun altro dice ma che ciclo finito? Vabbè, quello è normale, quello ci può sta. Essere anche il ciclo finito di alcuni giocatori, che chiaramente... Ci può stare, però a lui non l'hanno mai contestato, non hanno mai... Anzi, pure quando si perdeva... Allora, tu che sei un uomo che conosce bene i meandri dei corridoi, degli spogliatoi, del calcio, eccetera, sta anche di fatto che insomma le squadre che vanno per la maggiore avevano tutte comunque messo a posto i loro tasselli per quanto riguarda anche questo, però panchine. Lui, questo non voglio dire che non sarebbe andato via, cioè che lui ha avuto un, secondo me l'unica è rimasto che poteva andare al Genoa. Al Genoa, però ripartendo dalla Serie B, certo, l'unica cosa che era in Serie B, però sai, Genoa è una piazza importante. Però ragazzi, a me queste parole Proprietà americana, sì, che magari avrebbe investito. Però queste parole di Gasperini a me fanno piacere, rimango molto, per la gente.
detto, insomma, Pecchia quando è stato promosso con la Cremonese, la stessa cosa. Infatti si è andato via subito. Me ne vado con la gente. Porca miseria. Ma no, che succede? No, scusami. Grande affetto, allora, un allenatore arriva in Serie A con la Cremonese. L'entusiasmo, immagino, dopo 27 anni che non arrivate in Serie A. Sì. Scusate, è stato bello, me ne vado. Ma perché? No, lui in realtà ha detto che ha legato troppo per poter... Ha legato troppo? Sì, questo, quando lui è stato presentato al Parma ha detto che ha avuto dei rapporti troppo solidi. Lo mettiamo in coda Morgan De Santis con il naso allungato. No, comunque quelle dichiarazioni di Gasperini che riguardano anche comunque il coro dell'ultima partita sono episodi che ti fanno veramente cambiare opinione su qualcosa. Quindi penso che alla fine abbia detto la verità. Lui almeno sì. Quindi, anche perché grande affetto. Che lui avesse l'idea di poter andare via, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo percepito, l'abbiamo sentito, molte volte i muri parlano, trasudano di confidenze, però alla fine è restato. Credo che questo sia importante anche per il progetto di Percassi e del nuovo management americano. Sì, sì, no, lui me l'ha anche detto nell'intervista alla Gazzetta che era intenzionato ad andarsene, però senza dei piani B diventa difficile poi concretizzare e io posso dire che un po' queste parole sono state anche un po' da paraculo, tra virgolette, nel senso che lui non ha bisogno comunque di assecondare tifosi perché sa di essere amato, però il fatto di ribadire di essere rimasto non per il progetto tecnico, non per, anche per la società, ma per i tifosi è un qualcosa che effettivamente fa piacere. Vuol dire che ha legato tanto e che... E che si fida anche della nuova proprietà americana. Vuol dire comunque che ha capito tutto? No. Può voler dire anche io sono rimasto per i tifosi, però se non mi hanno fatto la squadra non è colpa mia. Beh, ognuno può dare sì, a libera interpretazione. Ce ne sono anche poche alternative, bisogna dire. No, è quello che ho detto io all'inizio, sì, a livello di alternative di panchina. Serie A in 15 hanno tenuto lo stesso allenatore, fra cui l'Atalanta, e sono in 5 hanno cambiato. Cioè, e c'è però Andrea, ci sono sempre comunque anche le possibilità all'estero, poi non so quanto ci tenga a poter concludere la carriera magari su qualche panchina anche prestigiosa o comunque importante. Sognava l'Arsenal lui. Arteta ha fatto bene. Dimmi niente. Però quello. No, si parlava anche di un abboccamento col Newcastle, anche con squadre che comunque vogliono recitare dei ruoli importanti in Premier League. E sappiamo che l'ultima squadra della Premier League prende più a livello di torta di diritti televisivi della prima in Serie A. Sì, cioè, per dirti anche il livello economico della Premier League. Poi rispetto alla nostra Newcastle Serie A. Sono arrivati gli americani. Sono arrivati quelli giusti. Quelli no, giusti. Non gli che gli non, arabi. Quelli dell'Atalanta non siano giusti. Sono gli arabi. Gli arabi, sì. Ancora meglio. Cioè, il fondo più grosso al mondo. Sì. Beh, ma lì insomma i capitali li arrivano come noccioline. Secondo me, bene come qua, non strada da nessuna parte. E quello è il problema, secondo me. Beh, anche a Genova è stato coccolato. Sì, però come l'Atalanta del divorzio. A Genova l'aria è più pesante, l'Atalanta un po' meno pesante. Ti lascia lavorare con più tranquillità. E se poi i risultati arrivano... L'Atalanta... Pure che tu hai giocato a Sampdoria e Genova è una piazza particolare. Vabbè, tu hai giocato sulla sponda. Ho giocato nella sponda VIP. La sponda VIP. Sì, perché tra le due quella doriana è la sponda un po' più difficile, diciamo, tra virgolette. Quella genovana è molto più scalmanata. È una piazza particolare, molto passionale. Sì. Non che quella di Bergamo sia no, da meno. No, però diciamo che a Bergamo la gente, i giocatori, gli allenatori li amano proprio alla follia e non ed è difficile che vanno contro, proprio deve essere proprio uno che non si fa amare, però lui è una persona abbastanza che si è fatta amare con i risultati e con le parole pure. Ragazzi, vogliamo tornare ad occuparci anche di questa lunga pausa che riguarderà la stagione. Abbiamo già inquadrato le prime 5 giornate, si arriverà a giocare sino a metà settembre, poi c'è la pausa dedicata alle nazionali, ma soprattutto c'è questo lungo buco di quasi 50 giorni. Ecco, qui ricordiamo ancora le prime 5 giornate sono state scalettate con appunto il giorno, ma anche l'orario. Si gioca sino a poco prima di metà novembre, sino a metà novembre, e poi si tornerà a giocare a gennaio. C'è un buco di 50 giorni, tanti, c'è praticamente due campionati in uno. Io già l'avevo chiesto nella precedente puntata di Sella della Summer, ma non viene falsato un campionato del genere? Io per poco, per fortuna, ho giocato in Svizzera, e in Svizzera fanno 2 mesi di stop, sì. In Germania probabilmente anche, nel senso nei paesi freddi lo fanno tutti, sono abituati, quindi sicuramente è meglio avere più continuità.
però... Ma poi non si fermano tutti. Poi appunto ci sono i mondiali, quindi... Sì, ci sono i mondiali, alcuni partiranno per i mondiali. No, ma con il rischio che ti fermi e che magari tocchiamo ferro e quant'altro, qualcuno ti torni indietro non in condizioni ottimali. Quello di sicuro, la differenza è che quest'anno è per questo che ci vuole una rosa più ampia, anche per chi c'ha specialmente giocatori che vanno a fare i mondiali. Ma è un'occasione quindi di puntare sugli italiani. Sì, è vero. Sono quelli che sicuramente non partiranno. Vanno, ma siete d'accordo con un torneo alternativo che si potrebbe disputare ovviamente con delle seconde linee proprio in quel periodo? La Lega Calcio ci sta pensando. Andrea? Potrebbe essere una buona cosa. Per tenere caldo il motore. Sì. E, è sicuramente un campionato atipico. Falsato non lo so, perché era più falsato secondo me quando negli ultimi due anni, purtroppo per la pandemia, saltavano tante partite di una stessa giornata, poi venivano recuperate più avanti, insomma abbiamo visto di tutti i colori. Quello secondo me era più falsato, perché effettivamente qui invece si fermano tutte insieme e ripartono tutte insieme, quindi un po' meno, però è una stagione molto lunga e sperando che il Covid non ci metta ancora lo zampino, perché per portare per fare l'uccello al malaugurio, però gli esperti ci dicono che il prossimo autunno potrebbe portare una nuova ondata con questa variante Omicron che potrebbe in qualche modo ancora far inceppare e fermare la macchina anche del calcio. Si sono premuniti con i vaccini. Sì. Bisogna fare dei protocolli chiari. La prossima stagione deve partire con protocolli chiari anche da un punto di vista sanitario. Sarebbe un problema perché sanitario. Non si sa quando recuperare le partite ancora di più rispetto agli altri anni. Non devi dirle queste cose, perché sennò poi cominciano ad assumere 50 tecnici che uno non capisce niente rispetto all'altro e paghiamo altri soldi per niente. Siccome già due stagioni fa, quando è finita la prima ondata, pensavamo di aver chiuso il discorso e poi abbiamo visto anche la scorsa stagione come è andata a finire. Portiamoci avanti, cominciamo innanzitutto a fissare dei paletti nel caso, cioè dei piani B, C, D, nel caso ci fosse un'altra situazione da gestire da un punto di vista sanitario. Poi, proprio perché metti dei paletti, molte volte poi non si attua nulla. Quindi, anche per un discorso scaramantico, abbiamo visto invece che siamo arrivati impreparati alla precedente ondata. Poi, al di là che sia ovviamente un'ondata più blanda, questo non si discute rispetto alla prima ma anche alla seconda, però insomma bisogna arrivare sicuramente con un protocollo chiaro. Siamo arrivati alle ondate che è come avere un'influenza. Tu ormai stai pensando, le ondate a cui stai pensando sono quelle delle vacanze, io l'ho già capito. Io sto pensando che a parte chi ha problemi gravi, gli altri, bene o male, dai, sono quasi tutti vaccinati. Sì. Ho amici adesso che ce l'hanno avuto settimana scorsa, un po' di influenza, un po' di febbre. È come averci un'influenza. Ci sono anche le terapie intensive comunque con altre persone ricoverate. Però ci sono i sintomi un pochino. Stiamo parlando di calcio, secondo me gli sportivi hanno la possibilità di giocare anche col Covid. Va bene. Secondo me. Va bene, questo è il mio pensiero. È il tuo pensiero, e per carità, qua ognuno può esprimere il proprio. Altri messaggi, e poi andiamo necessariamente in pubblicità, tra poco ci collegheremo con la Sardegna, faremo invidiare qualcuno. Messaggi. Allora, ci scrivono, ma se prendessimo Dybala svincolato e non Ederson e lo paghiamo 10 milioni all'anno per due anni, cosa cambia? Oppure, perché non si comprano due esterni tutta fascia come si deve? È stata la disgrazia di quest'anno, non si può fare degli investimenti pesanti. Un altro ancora, ma il mondiale non andrà a favorire l'Atalanta che non ha nessuna coppa? Secondo voi quest'anno ci sarà una sorpresina? In chiave Europa League, Champions, addirittura Scudetto? No, l'Atalanta c'ha tanti giocatori di nazionale, però. Sì, ce n'è diversi. Sì, però io direi di partire cauti, non facciamo troppi proclami, cerchiamo di... No, perché poi voglio dire, abbiamo visto anche il Boston Celtics, che fine ha fatto nell'NBA? No, per carità, è arrivato alla finalissima, i Golden State, i Warriors, insomma, l'hanno spuntata, credo, a gara 7... però insomma i proclami portano anche male, cerchiamo di partire bene. Io credo che un buon inizio potrebbe essere propedeutico poi una stagione importante dell'Atalanta. Il calendario all'inizio non è così facile, perché comunque abbiamo anche delle mine vaganti, la Sverona, Torino, l'entusiasmo del Monza, abbiamo il Milan campione d'Italia, del 5 forse è meglio il Milan, forse sì, un po' più impreparato perché quello è vero e noi siamo più carichi, magari si carica a molla quella partita. Adesso ci concediamo un break. Tra poco daremo anche là ad un collegamento, un videocollegamento con la Sardegna. Non vi riveliamo ancora chi c'è dall'altra parte del video, lo scoprirete tra poco, Ilaria. A tra pochissimo con i nostri ospiti in studio.
Rieccoci insieme rigorosamente in diretta dagli studi di Sella TV per questo appuntamento di Sella Rea Summer, bello fresco, ma adesso andremo ulteriormente a rinfrescarci, aria di vacanze, perché adesso in vista un collegamento importante con un nostro grande amico. Con chi ci colleghiamo, Ilaria? Allora, adesso ci colleghiamo con un amico del nostro salotto, direttamente da Santa Margherita di Pula, specialmente al Forte Village in Sardegna, e adesso ci colleghiamo. Mario Mazzoleni, Marione, dove sei? Eccomi. Hai visto che presentazione? L'ha detto lei, sì, nella mia galleria Forte Village, dove non mancano i quadri, come potete vedere, uno nero e uno azzurro. Bravo. Quindi il nero azzurro c'è anche in galleria. Senti, com'è iniziata la stagione dalle tue parti, non solo in galleria, in quella parte della costa cagliaritana? No, bene, molto. La scorsa settimana ero circondato dai calciatori che qui ovviamente soggiornano tutti gli anni. Adesso è rimasto Varane del Manchester, è rimasto Tonali, che era da me in galleria questa mattina e che avevo invitato per un saluto. Ma stasera avevo una cena con degli amici. C'era Immobile, c'era Jorginho, c'era anche Robbie Gosens e Malinowski. Ok, quindi va bene, anche una bella rimpatriata in salsa atalantina. Senti, per il momento di ufficiale, oggi c'è stato il raduno d'Atalanta, c'è solo il riscatto di Demiral. Al 90% arriva anche Ederson, probabilmente potrebbe arrivare Pinamonti, qualcun altro, insomma ci sono altri spostamenti in vista, alcune cessioni, una eccellente di oggi ufficializzata, Pessina che va al Monza con un riscatto fissato a 15 milioni. Come si sta muovendo l'Atalanta, Mario? Beh, allora, allo stato attuale delle cose io sono profondamente deluso, però è chiaro che esprimere oggi dei giudizi credo siano affrettati, perché manca ancora parecchio tempo e ovviamente dovremo dar tempo al nuovo direttore sportivo, al nuovo direttore dell'area calcio, di concretizzare un qualcosa. Però è chiaro che questa grande rivoluzione che ci si aspettava, soprattutto richiesta anche dall'allenatore, certamente al momento non c'è stata. La cessione di Pessina mi dispiace, perché è un giovane del vivaio atalantino che arriva però da una stagione estremamente negativa, penso sia stata la più grande delusione della scorsa stagione, e quindi il fatto di averlo ceduto sia abbastanza normale. La cifra, forse potevano spuntare qualche soldino in più, però va bene, no. Ederson è un giocatore che mi piace, perché è un giocatore di qualità, di quantità soprattutto, e quindi in mezzo al campo certamente farà comodo. Però è chiaro che mancano ancora almeno 3-4 tasselli. Cioè, io ritengo che l'Atalanta servisse come il pane un difensore, che dovrà necessariamente arrivare. Servirà, perché l'ha richiesto a gran voce più di una volta Gasperini, almeno 1-2 attaccanti. Pinamonti è sicuramente un buon giocatore, ma pensavo onestamente che l'avvento di Pagliuca e company, con tutto quello che si era detto in passato, portasse a qualcosa di un attimino più eclatante. Invece in realtà vedo un mercato, sì, buono da Atalanta, da squadra che punta alla metà classifica, perché quando compri Ederson, cerchi Pinamonti, però non stiamo parlando di top player, quindi onestamente mi aspettavo che l'arrivo della cordata americana portasse quantomeno ad un colpo di mercato di quelli da prima pagina. Sì, iniziamo con largo anticipo quest'anno, prima di Ferragosto, però insomma c'è tempo per poter rimediare, diciamo, a queste esigenze di rosa, di squadra. Io eviterei però l'errore fatto con Coop Miners, quando si è aspettato, perdendo tantissimo tempo, che poi ovviamente è andato a cascata a ripercuotersi sul suo periodo lungo di ambientamento con la squadra. Cioè, i giocatori vanno comprati quando è il momento, non devi sempre aspettare i saldi a fine stagione, le occasioni a fine stagione, altrimenti mi dà l'impressione un po' di pressapochismo e mi piace poco in fase programmatica. Io pensavo che l'Atalanta avesse già in mente 3-4 colpi e nella prima settimana di mercato almeno 3 li concretizzasse pronti via. Invece ho visto così, si è parlato di Cambiaso, che era un bravissimo giocatore, che poi ha comprato la Juve, un paio altri sono sfumati, sì, è lì alla finestra,
diamogli tempo, ripeto, non possiamo trarre dei bilanci oggi, però altrettanto sinceramente io oggi non sono soddisfatto, perché ripeto, questo non è un mercato di una squadra che punta a tornare in Europa, che punta ad arrivare nelle prime sei in graduatoria. Sono delle scommesse. Pinamonti è senz'altro un buon giocatore, però io per tornare in Champions servirebbe qualcosa d'altro. Dai, fai un nome da Atalanta però che possiamo portare a Bergamo, un nome che ti piacerebbe vedere con la maglia nerazzurra. Allora, sono tanti i nomi, ma hanno parlato ad esempio di Belotti. Belotti per me continua ad essere un bravissimo attaccante, è un giocatore che ha fatto valanghe di gol, è un giocatore bergamasco, un giocatore di grande temperamento, quindi ecco, io mi aspetto da qui alla fine del mercato almeno un acquisto, ma di quelli da prima pagina della Gazzetta dello Sport, non quelli che non si accorge nessuno. Senti, possiamo anche mostrare una videata, una grafica con facendo il punto della situazione per quanto riguarda le uscite, le entrate e anche le trattative. Insomma, facciamo il punto della situazione sul calciomercato dell'Atalanta. Ecco, questa grafica che adesso vi andiamo a proporre non tiene ancora conto della partenza di Pessina, che si è concretizzata insomma nel tardo pomeriggio, e noi la grafica l'avevamo prontata nel primo pomeriggio. Comunque, arrivi Ederson dalla Salernitana, più riscatto di Demiral, partenze al momento Piccoli al Verona, Sutalo alla Dinamo Zagabria, Pezzella che torna al Parma, Miaila che torna al Parma e Lovato come contropartita tecnica che va alla Salernitana. Gli obiettivi, l'abbiamo detto, i Pinamonti dall'Inter, Parisi, anche questo è un prospetto interessante per la difesa, dall'Empoli, e poi insomma non trascuriamo del tutto la pista Tavares, che è la pista insomma più difficile anche da percorrere, ma anche la più intrigante, difensore dell'Arsenal. Questi anche gli obiettivi in casa atalantina. Avete ascoltato Mario Mazzoleni, vogliamo dire qualcosa anche in base a quello che ha detto Marione? Secondo me Mario conosce il centravanti del Torino, Belotti, che giocava anni indietro, il titolare. Il gallo di una volta, tu dici. L'anno scorso non ha fatto neanche il titolare, Pinamonti ha fatto 13 gol. Tra Pinamonti e il gallo tu scegli Pinamonti, mi sembra. Tutta la vita. Andrew? In questo momento sceglierei Pinamonti. Per una questione anche di età, non solo per prospettiva. È giusto. Non solo. Io pensavo, secondo quello che ha detto Mario, negli anni si aspettava l'acquisto di un top player. I top player vanno da 50-60 milioni in su, sì. L'Atalanta non li ha mai spesi. È sempre stata sulle cifre 20-25, questo è il mercato dell'Atalanta. Anche perché nel momento in cui ha alzato l'asticella, vedi Musso e Bogà, sono arrivati anche un po' di delusione. Sì, ma non sono top player. Non sono top player. La spesa va all'impresa. Non sono top player, secondo me. Certo, sì, no, per carità. Come non lo era Zapata quando l'hanno acquistato. Sì, poi magari Mario intendeva un top player per l'Atalanta. No, insomma, un nome che possono diventare grandi giocatori col mister, stando qua e lavorando. Lo diventano dopo, probabilmente, magari all'inizio. Marco, quale potrebbe essere una pista intrigante per l'attacco dell'Atalanta? Qui abbiamo fatto il nome del gallo, di Belotti, ce ne sono altri secondo te, al di là del nome di Pinamonti, che è caldissimo. Ma di nomi altisonanti c'era Esharawi, che comunque non è ancora spento, anche se non è un top player, però è un giocatore che... Ma non è un attaccante. Non è un attaccante, però come nome, sto facendo come nome. Un esterno, sì. E io invece ho sempre reputato, magari per qualcuno no, Lazzari come esterno, un più che discreto. Ma è difensore? L'esterno. Lazzari. Vabbè, insomma, quando è in forma è una bella freccia lì sulla fascia. No, volevo solamente dire che è vero che quest'anno la stagione comincia prima, il 13 agosto, la prima giornata, però è anche vero che il mercato ufficialmente è iniziato 3 giorni fa, il 1 luglio, quindi non si è neanche conclusa la prima settimana vera di mercato, quindi... Anche sì, poi c'è da dire che gli addetti ai lavori si stanno muovendo già da aprile, maggio per concludere. Sugli attaccanti, scusami, l'ultima cosa, visto che anche la Cremonese si è radunata oggi ed ero presente alla conferenza stampa, c'erano il direttore sportivo, c'era anche Braida, e anche lui stesso diceva, già ce ne sono pochi di giocatori a disposizione dalle varie squadre, figuriamoci gli attaccanti, e poi se i grandi club in questo momento hanno dei bilanci molto negativi di anno in anno, finché loro non mettono, diciamo, sul piatto determinate quantità di milioni, anche i club un pochino più piccoli fanno fatica a fare mercato. Allora, poche risorse. Andrew, restando proprio alla Cremonese, ti chiedo, flash su Carnesecchi e Ocolli, resteranno tutte e due a Cremona, uno dei due, o tutte e due prendono le valigie e vanno? Allora, su Carnesecchi credo sia molto più difficile che torni a Cremona.
adesso farà il ritiro con l'Atalanta. Si è parlato tantissimo della Lazio, che credo sia ancora in pole, nonostante prenda vicario, credo, in questo momento. Ha preso un portiere, ufficializzato il portiere del Girona. Però non è detto che sia titolare. Però penso che ne cambi più di uno. Sì, perché la Stracoscia, Lazio, Stracoscia è partito. E tra l'altro Karnesecchi infortunato, quindi bisogna vedere anche quando rientrerà, fra 3 o 4 mesi addirittura, quindi ancora un po'. E poi Okoli, anche lui inizia adesso il ritiro con l'Atalanta, bel difensore, l'anno scorso è stato uno dei migliori difensori della Serie B, gran fisico, molto attento, difensore anche lui dell'Under 21. Su di lui credo che per quanto riguarda la Cremonese ci sia qualche possibilità in più che ritorni, però bisogna comunque aspettare perché lo valuterà Gasperini in ritiro, lo valuta in ritiro e poi si vedrà nel caso finito il ritiro dell'Atalanta. Allora, prima dell'ultimo cluster pubblicitario, poi torneremo a collegarci con Mario Mazzolini, chiedo a Ilaria di leggere magari qualche altro messaggio che è arrivato al 346-329-4578 oppure a margine del nostro streaming sulle pagine Facebook. Allora scrivono: considerato come abbiamo preso tanti gol giocando alti, pensate che introdurrà novità tattiche anche per non esporre sempre Musso a tu per tu con gli attaccanti? Ne servirebbe forse un difensore veloce. Oppure ci scrivono: ciao, sono Riccardo, non pensate che sia necessario puntare su giovani come Scalvini piuttosto che comprare qualche esperto con la qualità del settore giovanile? Bisogna dare fiducia ai ragazzi. Ti chiedo, poi andiamo davvero in pubblicità, è la posizione giusta quella che, in cui è stato impiegato Scalvini quest'anno o potrebbe essere avanzato? No, magari secondo potrebbe diventare un centrocampista? Lo farei giocare centrale difensivo, perché qualcuno ha detto, perché, guardate che questo anche il centro del gol serve in area, perché, la per come gioca l'Atalanta, lui centrale difensivo, perché è veloce e veloce, in più c'ha di testa è fortissimo, certo. E poi sa uscire con i piedi, tipo iniziare. Siamo d'accordo di tenerlo stretto, comunque tenerlo a Bergamo sicuro, bello stretto. Sicuro. Fausto, poi d'accordo, pubblicità? D'accordo con lei, Leo, ma visto che in nazionale ha giocato un po' a metà campo, sì. Ha i piedi per poterlo fare, però probabilmente sarebbe un buon perno al centro della difesa per molti anni. Sì. Beh, adesso ci concediamo l'ultimo break da studio, torniamo da Ilaria. Allora, restate con noi per gli ultimi commenti in studio. Gran finale di Serie A Summer, siamo anche in collegamento con Forte Village, con la Sardegna, con Mario Mazzoleni, qui in studio con Marco Alborghetti, col bomber Fausto Rossini, al mio fianco Ilaria Ronco, Andrea Ferrari, collega di redazione Radio Number One, e poi un altro grande bomber che risponde al nome di Lele Messina. Altri messaggi, poi torno da Marione Mazzoleni. Allora, ci scrivono, perché non comprare Mertens oppure... Ah, quello del Napoli, Mertens. Sì, Mertens. Sì. Ci serve un esterno destro d'attacco dove gioca Ilicic perché Miranchuk verrà ceduto. Di cosa ne pensate invece di Pinamonti? Di Pinamonti, vabbè, Mario si è già espresso su Pinamonti. Senti, parliamo anche un po' di esuberi, Mario. Mentre ti chiedo appunto di esuberi o presunti tali, ad esempio abbiamo fatto il nome di Miranchuk, e poi ce ne sono altri, anche Ilicic sembra in procinto di poter seguire Sartori al Bologna, ti propongo anche l'attuale 11 titolare dell'Atalanta, l'abbiamo preparato in grafica che è praticamente uguale a quello dell'anno scorso, abbiamo aggiunto tra parentesi Ederson che peraltro non è ancora ufficiale, quindi Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta, Deron, Freuler, Mele, con Miners, con Ederson che è lì pronto a entrare, a giocarsi la titolarità, Malinowski e Zapata là davanti perché Muriel, insomma, nel finale di stagione, comunque durante la stagione, partiva quasi sempre dalla panchina, a meno che entrava dall'inizio se c'erano dei giocatori infortunati, ricordiamo il lungo infortunio di Zapata. Ecco, rispetto alla formazione che ti stiamo proponendo, ad esempio Mele, Mario, tu lo tratterresti a Bergamo? Ma personalmente no, ma faccio una considerazione, sì, che ritengo semplice, forse addirittura scontata. Il tuo allenatore fa una conferenza stampa dove ammette che un ciclo è finito e noi stiamo parlando esattamente della stessa squadra dell'anno scorso, quindi non lo so, secondo me rischiamo veramente di farci del male quest'anno,
ricordi, lo dissi nell'ultima puntata, fossi stato in Gasperini avrei cambiato aria. Gliel'ho anche detto personalmente nello spogliatoio mentre ci cambiavamo al tennis VIP recentemente, dopo aver giocato a tennis, che lui dice: l'ho fatto per i tifosi, l'ho fatto perché Bergamo mi trovo bene. Certamente siamo di fronte a una squadra che ha finito un ciclo. L'Atalanta, il ciclo dell'Atalanta è finito. Ci sono in panchina, giocatori, tu dici, Mario? Dappertutto, cioè, se noi pensiamo che ricominciamo un campionato dove il tuo stesso allenatore avesse detto in conferenza stampa: sai, è stato un calo quest'anno, ma io credo molto in questa squadra, ci rifaremo, e quindi non è finito un ciclo, siamo... ma mi state riproponendo la stessa identica squadra dell'anno scorso senza aver cambiato un solo giocatore degli 11. Quindi è evidente. Io devo fare un po' l'avvocato del diavolo, no, il diavolo no, Milan. No, no, ma infatti io ho premesso questo. Certamente trarremo dei giudizi tra un mese, quando il mercato sarà finito, quando gli acquisti saranno arrivati. No, di più, finisce il 30 agosto, fra quasi due mesi. Appunto, meglio ancora. Però a fronte di quello che mi avete fatto vedere, io sono profondamente deluso, perché certo, sono certo, tutti buonissimi giocatori, ma sono... L'ambiente Atalanta oggi è un attimino pericoloso, perché così rischiamo di arrivare a metà campionato e dover esonerare un allenatore che ha fatto la storia dell'Atalanta, perché secondo me diventerà molto difficile gestire una squadra che lui stesso ha sottolineato in più occasioni essere a fine corsa. Quindi, cioè, io quando onestamente, con tutto il bene che gli voglio, ma continuo a vedere Mele, De Ron, Toloi, cioè, adesso con tutto il rispetto, hanno fatto delle grandi stagioni, non ho detto che vanno venduti, ma certamente l'Atalanta va rifondata con gente nuova, con giocatori nuovi, talentuosi. Cioè, se ripartiamo da Mele sulla faccia, da Toloi nel mezzo e da De Ron in mezzo al campo, secondo me dobbiamo partire, come dice Luca Percassi, dicendo: noi siamo l'Atalanta e puntiamo a salvarci. Va benissimo, allora quella squadra qua si salva tranquillamente, però siamo chiari con i tifosi e anche con Gasperini: non pensiamo con questa squadra di arrivare nelle prime sei, perché questa squadra qua ha dimostrato nel girone di ritorno di quest'anno di essere poco più di una squadra da centro classifica, poco più. Bene, insomma, non le ha mandate a dire Mario Mazzoleni. C'è... Sì, c'è... Guarda che non è che lo devi dire alla società, perché mica siamo no, noi. No, ma certo, chiaro. Sono loro che fanno la campagna qui. Sì, è una considerazione certo, a voce alta, è chiaro che il suo riferimento io è mi auguro, è ovvio. Io perché però mi sinceramente adesso... sui giocatori, questi qui, secondo me dovrebbero prendere dei giocatori che sostituiscono questi qui e questi dovrebbero rimanere ma lo certo, stesso. Voi prima, questo è un problema. Voi prima avete citato Tavares, che è un difensore che innanzitutto ha giocato nell'Arsenal e non nel Parma come Pezzella, quindi arriva con un'esperienza non puoi dire notevole. Pezzella no, è vabbè, il tuo ora, preferito. Io ora, esatto, appunto, dico, quando ho letto di quello ho detto partiamo Tavares con il 79. Appunto, quindi sai, devi mettere dentro 3-4 giocatori, non dico di quella portata perché ovviamente sarebbe troppo, però certamente dei giocatori, ma lo stesso Lazzari che sentivo prima parlare in studio è uno che arriva da qualche anno nella Lazio, quindi ha vinto una Coppa Italia con loro, è un giocatore che comunque ha sempre fatto bene anche quando era alla SPAL. Cioè, mi aspetto dei giocatori importanti che diano fiato o che possano rimpiazzare degnamente quelli che lo stesso Gasperini ritiene a fine corsa. Io parto da quel presupposto lì. Non l'abbiamo detto io, Patrizio Romano o Lele Messina, che l'Atalanta è a fine corsa, l'ha detto il suo allenatore. Bene, siamo in addirittura d'arrivo anche per questo appuntamento di Sella della Summer. Io devo ringraziare anche per la disponibilità Mario Mazzoleni, beato lui, a Forte grazie, Village Paco, in terra sarda. Ciao, ciao Mario, un abbraccio, grazie, buon grazie, lavoro grazie e buone vacanze anche, grazie, perché poi alla fine c'è lavoro e ferie. Ricordiamo la galleria d'arte all'interno di Forte Village, se siete da quelle parti, Santa Margherita di Pula, andate a trovarlo, preparate anche una bella carta di credito black, quelle no limits. Ecco, bravo. Lì sono ambienti in, ragazzi.
accetta con tanti? No, lui con accetta. Tanti con... No, no, è obbligato. No, adesso bisogna posso, utilizzare il POS. C'è l'obbligo. Purtroppo. Ciao Mario, un abbraccio, buon lavoro. Grazie a voi. In terra sarda. Io devo spezzare anche una lancia però a favore di Pezzella, perché è il classico giocatore, va bene, che avrà la qualità che ha Pezzella, ma che ci ha sempre messo l'anima quando è sceso in campo, e ragazzi. Poi è stato giocatore, come si diceva una volta, operaio. Portatore d'acqua, operaio, eccetera, ma ci ha sempre ha messo fatto l'anima. Su, dai. Ricordiamo che c'è scritto maglia sudata. Lui la maglia l'ha sudata? Sì, l'ha sudata. E ma quindi, io non me... ho ricordanze di grossi danni che abbia fatto, quindi. Dai. No, è vero, quindi, secondo me quando è entrato ha sempre fatto il suo. Non esageriamo. No, è vero. Vabbè, dai, comunque ci ha messo l'anima. Poi che non sia stato funzionale al progetto dell'Atalanta no, a chi dell'anno non, scorso. Non c'è, a chi poi piace, a chi no. Secondo me a lui non gli piaceva, okay. Però è un giocatore che ci stava. Ultimi due minuti veloci, altri messaggi, Ilaria. Allora, ma come attaccanti abbiamo Zapata, Muriel e forse Pinamonti, ma quanti ne vogliamo ancora? Servono le fasce, ci scrive Andrea. È vero. E poi ancora, io Bernardeschi un pensierino lo farei. E poi è circolato, se... no, Bernardeschi? Sì. Poi mi dite la vostra su Bernardeschi, flash, è proprio un telegramma. Poi, se il Gasperini non avesse ancora 2 anni di contratto, l'Atalanta l'avrebbe confermato? Vabbè, io credo che alla fine si va avanti insieme, Gasperini è d'accordo, l'Atalanta poteva anche, voglio dire, no, io credo che comunque l'Atalanta voglia continuare, fermamente continuare la gestione con Gasperini, da quello che ho capito, la proprietà, comunque i Percassi non vogliono assolutamente tagliare, recidere questo legame. Bernardeschi, un nome che vi stuzzica oppure che rimanga dov'è o che vada da un'altra parte? Secondo me non è conforme nel modo di giocare dell'Atalanta. No, Bernardeschi? Beh, bisogna capire quanto vuole l'ingaggio. È quello il problema. Non saprei dove farlo giocare, trequartista. Tutti d'accordo, sì, vada da un'altra parte. Poi 6 milioni sono fuori categoria. Sono fuori categoria, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Non è conforme per il gioco della l'unico ruolo che può fare in quella formazione lì è dietro le due punte, sì. L'unico ruolo che può giocare lui se non viene palla al piede in avanti fa fatica a girarsi, sì, poi ci sono velocità. Giocatori che sono magari anche svincolati, che hanno esperienza o che potrebbero anche essere per migliorare la rosa dell'Atalanta, secondo me ci sono. Il problema è che sono magari svincolati da grosse società e hanno un ingaggio altissimo. Non ci vengono. Perché vogliono mantenere il loro tempo. Vogliono mantenere. Oppure si fanno un bel taglio. Il quinto terzino sinistro del Paris Saint-Germain potrebbe venire all'Atalanta, no? Kurzawa. Potrebbe venire? Quanto prenderà? 6-7 milioni? E come fai a darglieli? Beh, anche Icardi, tra l'altro, è corteggiato da Gagliani per andare al Monza. Vuole fare... Sogna in grande. Dai, siamo in chiusura. Io ringrazio gli ospiti, gli amici intervenuti in studio, Lele Messina, Andrea Ferrari, Marco Alborghetti, il nostro bomber Fausto Rossini. Un ringraziamento speciale alla splendida fanciulla che è qui al mio fianco, Ilaria Ronco. Complimenti. Grazie. Bravissima, performante, come diciamo noi. Giusto. Performante. Bella. Volevamo anche organizzarti un quiz per capire se adesso mastichi la materia talentina. Io sono pronta comunque. Allora va bene, quiz... velocemente. Iniziamo. Il nome dell'olandese che inizia con la K, come si pronuncia? Intendi Kop Miners. Brava ragazzi, prova superata la grazia. Prova superata. Il croato Palomi, no. No, l'altro? Pasalic. Va bene. No, ma lì sbagliato. Allora, no. Direttore sportivo dell'Atalanta, poi chiudiamo davvero. Allora, il direttore sportivo, il neo direttore... No, il neo direttore sportivo è D'Amico. Detto? Tony D'Amico. Detto Tony. Solo solamente uno dei direttori sportivi. Ah, vabbè, il nostro Lele Messina. Ragazzi, grazie. Grazie mille a tutti voi e alla prossima puntata, lunedì. Noi ovviamente ringraziamo anche chi era dall'altra parte dei vetri, si usa dire, in regia, quindi Maurizio Maglio con Andrea Novelli, grazie a tutto lo staff di 6 la TV. Torneremo ovviamente in onda, in diretta, rigorosamente live, lunedì prossimo a partire dalle 19.45, sempre qui sul canale 94 di 6 la TV. Grazie, buona continuazione di serata e ovviamente Forza Atalanta, presto!